Io penso al Vangelo sulla riva del lago di Galilea, dove vivevano e lavoravano Simone, che poi Gesù chiamerà Pietro, suo fratello Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni, anch'essi fratelli, tutti pescatori. Gesù è circondato dalla folla che vuole ascoltare la sua parola. Vede quei pescatori accanto alle barche mentre ripuliscono i reti. Sale sulla barca di Simone e gli chiede di allontanarsi un po' dalla riva. E così, stando seduto sulla barca, parla alla gente. Quando ha terminato, dice a Simone di prendere il largo e gettare le reti. Questa richiesta è una prova per Simone, perché lui e gli altri erano appena rientrati da una notte di pesca andata male. Simone è un uomo pratico e sincero e dice subito a Gesù: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Pietro, in quel momento critico, gioca se stesso e dice: Ma sta bene, sulla tua parola getterò le reti. Attenzione, non dice sulle mie forze, sui miei calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma sulla tua parola, sulla parola di Gesù. E il risultato è una pesca incredibile. Le reti si riempiono tanto che quasi si rompevano. Fidarsi di Gesù. Fidarsi di Gesù. La parola del Signore ha riempito le reti. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù. Farlo salire su nostra barca e prendere il largo con Lui.